Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'ABC della cucina felice. Oggi vi propongo un tutorial che sono certa vi piacerà. Siamo nella sezione pasta fresca e prepareremo insieme il tuorlo in raviolo, conosciuto anche come raviolo del San Domenico, o meglio, una variazione, la mia. Mettiamoci subito all'opera. Per preparare il nostro raviolo vi servirà della pasta all'uovo. Questa l'ho già preparata poco fa, sta riposando coperta e l'ho preparata con la ricetta che vi ho proposto nel tutorial apposito che trovate qui sul mio canale YouTube, proprio denominato pasta all'uovo, quindi vi invito ad andare in quella sezione per trovare la ricetta di questo impasto. Continuo a farlo riposare, nel frattempo mi occupo della farcia. Ci serviranno degli spinaci freschi già mondati che andremo a rosolare in padella per privarli di tutta l'acqua. Lo evo, saliamo. L'aggiunta di sale agli spinaci ci permetterà di tirare fuori tutta la loro acqua. Appassiti i nostri spinaci, lasciati raffreddare un pochino, adesso completeranno di raffreddarsi qui sul tagliere, li andiamo a tagliuzzare. Tritiamoli quanto più finemente possibile, dovremmo ottenere una poltiglia. Quando avremo ottenuto una consistenza che ci soddisfa, e questo dipende molto dal gusto personale, andremo a trasferire gli spinaci in una boule. Mettiamo all'interno della boule anche la ricotta di pecora, che avremo ben sgocciolato, e iniziamo a lavorare il tutto. Schiacciamo per omogenizzare la nostra farcia. Quando avremo già semi lavorato la nostra farcia, andiamo ad aggiungere il parmigiano reggiano grattugiato, una macinata di pepe, un pizzicino di noce moscata che ci sta molto bene, e dopo aver amalgamato il tutto assaggiamo e se è il caso aggiustiamo di sale. Metto la farcia a riposare giusto il tempo di stendere la pasta, poi la trasferisco all'interno di una sacca a posto pronta per farci dei ravioli. Giusto un pochino. Posizioniamo il nostro impasto, lo iniziamo a schiacciare un po' e dopo avergli dato una prima schiacciatina, via con olio di gomito. La sfoglia di questo raviolo deve essere stesa abbastanza sottile, proprio perché avrà una cottura molto rapida per consentire al tuorlo che metteremo all'interno della farcia di rimanere fondente, quindi cremoso, e alla pasta ovviamente di cuocersi. Man mano che la nostra sfoglia si allarga, andremo a fare un movimento col mattarello sul mattarello che ci permetterà di stendere tutta la sfoglia in maniera uniforme, quindi dal centro verso l'esterno e dal centro verso l'alto. Nel frattempo che la arrotoliamo, ci aiutiamo per stenderla ancora di più. Ottenuta una sfoglia sufficientemente sottile, andiamo a coppare i nostri ravioli, iniziamo a dare la forma. Nel frattempo, come vedete, io ho messo sul fuoco una pentola con dell'acqua. Vi consiglio di adoperare un tegame basso e largo come sto facendo io, questo vi permetterà di cuocere più ravioli alla volta, altrimenti optando per una classica pentola dovreste cuocerli singolarmente, anche se ci impiegano 2 minuti, mi rendo conto che è una cosa antipatica da fare per grandi quantità. Recuperiamo una coppa pasta di dimensioni sufficienti e iniziamo a coppare i nostri ravioli. Con la pasta restante ci andrò a fare dei maltagliati. Prendiamo un altro coppapasta più piccolo e andiamo solo a disegnare un incavo all'interno del quale, così in maniera ipotetica, andremo a mettere il nostro tuorlo. Così facendo ci creeremo una guida per inserire la nostra ricotta con gli spinaci. Andiamo a creare il nostro beccuccio e andiamo a disporlo intorno al perimetro che ci siamo ricavati per posizionare il tuorlo. Andiamo a fare 2 giri. Così. Una volta ottenuti i nostri ravioli, andiamo ad aprire le uova, eliminiamo l'albume e, cercando di fare attenzione a non far rompere il tuorlo, lo andiamo a posizionare al centro del nostro raviolo. A questo
questo punto con l'albume andiamo a passare il dito all'interno della pasta che è rimasta, diciamo, non farcita, così che si attacchi più facilmente la parte superiore. E a questo punto andiamo a coprire i ravioli. Vi consiglio di fare questa operazione: smerlate leggermente la parte superiore, così facendo avrete una superficie leggermente più grande che vi aiuterà a coprire il raviolo. Con delicatezza lo posizioniamo e pigiamo per attaccare i due lembi, aiutandoci man mano a tirare fuori tutta l'aria all'interno del raviolo. Questa è un'operazione importantissima per evitare che il raviolo si rompa durante la cottura. E voilà! Schiacciamo bene bene e il primo raviolo è pronto. Sono nella parte esterna, mi raccomando, non assottigliamo la parte interna. E su! Facciamo questo movimento con il coppa pasta, così per assicurarci di aver fatto uscire tutta l'aria e di aver sigillato bene la pasta. Se necessario la ricoppiamo per definire meglio esteticamente il nostro raviolo. E adesso, nel frattempo che aspettiamo che l'acqua bolle, ci metterà ancora qualche minuto, prepariamo il condimento, che non è altro che un burro noisette, un burro nocciola. Prendiamo il burro. Volendo, se vi piace, qualche spicchio d'aglio, e io aggiungo anche un paio di foglioline di salvia. Lo lasciamo sul fuoco e lo facciamo diventare un po' nocciolino. Il nostro burro nocciolo è pronto, lo filtriamo per eliminare la caseina che si è bruciacchiata. All'interno dell'acqua aggiungiamo il sale e appena bolle tuffiamo i nostri ravioli. Nel frattempo vi mostro queste, che sono delle mezzelune che ho realizzato con lo stesso impasto e la stessa farcia, semplicemente prendendo il dischetto, farcendolo al centro e ripiegandolo su se stesso. Così potrebbe essere un'alternativa con lo stesso impasto e la stessa farcia se volessimo realizzare una preparazione più semplice senza le uova. Tuffiamo i nostri ravioli in acqua e li teniamo per 2 minuti. Trascorso il tempo necessario, tiriamo via i nostri ravioli. Li passiamo un momento su carta assorbente per eliminare l'eccesso di acqua di cottura e lo impiattiamo. Una bella grattugiata di parmigiano reggiano direttamente sul piatto, abbondante. Se ci fosse stato il tartufo, come consiglia il San Domenico, avremmo potuto metterlo, sarebbe stato top. Io vi consiglio di provarlo anche con un pochino di bottarga. Andiamo a versare il nostro burro nocciola direttamente sul parmigiano e sul raviolo. Così facendo il parmigiano si scioglierà e noi ci potremo godere il nostro buonissimo tuorlo in raviolo. Facciamo la prova del 9. È riuscita. Questo raviolo è veramente semplice da preparare. Come vedete sono pochissimi ingredienti, tutti devono essere di qualità per ottenere un risultato eccezionale, come promette. Non vi dico nient'altro, corre.